Bisogna tenere aperte le orecchie, le antenne, perché siamo bersagliati molte volte anche da telefonate, in particolar modo quando ci sono delle scadenze di mezzo. E allora, fino al 30 giugno 2024, parliamo di energia elettrica, i clienti domestici, parlando appunto di elettricità, che si trovano nel mercato libero hanno diritto a rientrare nel servizio di maggior tutela. Sono termini che ci arrivano molto spesso e a volte non abbiamo abbastanza modo di fare chiarezza. Cerchiamo di farla questa mattina, la facciamo collegandoci con Celestina Dominelli, giornalista del Sole 24 Ore, a cui diamo il buongiorno. 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 Allora, cominciamo subito a definire qual è la differenza, facendo un po' di chiarezza, qual è la differenza fra mercato libero e maggior tutela? Allora, nel mercato libero i prezzi e quindi i contratti sono definiti dalla libera competizione degli operatori, per cui ognuno di noi sceglie in base a quello che è il proprio profilo di consumo e va verso l'offerta che ritiene più vantaggiosa. Nel mercato di maggior tutela, che come giustamente ricordavate voi, va a traguardo al 30 giugno, a fissare i prezzi invece l'autorità, le condizioni economiche e l'autorità per l'energia, le reti e l'ambiente. Quindi è un mercato in cui i prezzi sono regolati dall'autorità di settore. Questo mercato appunto avrà una scadenza breve, insomma tra poco meno di un mese. Allora, cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Allora, dobbiamo dire che gli unici consumatori che devono valutare cosa fare entro il 30 giugno sono i consumatori non vulnerabili che si trovano sul mercato libero. Ma possiamo specificare chi sono i consumatori clienti vulnerabili e quelli non vulnerabili? Allora, partiamo dicendo chi sono i clienti vulnerabili, perché poi appunto tutti gli altri sono definiti come non vulnerabili. Allora, i clienti vulnerabili sono quelli che hanno più di 75 anni di età, che sono percettori del cosiddetto bonus sociale, che è lo sconto in bolletta garantito alle famiglie che si trovano in condizioni di svantaggio economico e fisico, ma rientrano all'interno dei vulnerabili anche coloro che vivono in strutture abitative d'emergenza, in isole minori non interconnesse e anche quelli che usufruiscono della legge 104 e, come sappiamo, disciplina la questione delle disabilità. Per questi clienti in realtà non cambierà nulla, dopo il 30 giugno continueranno comunque ad usufruire della maggior tutela, quindi dei prezzi regolati. I clienti non vulnerabili sono ovviamente tutti gli altri. Tu dicevi giustamente, sono loro che in qualche modo sono chiamati a capire se entro il 30 giugno vogliono rientrare dal mercato libero alla maggior tutela, cosa che è assolutamente ancora possibile. Quindi Celestina, possiamo dire che questa categoria di persone non deve fare nulla, quindi nel momento in cui ricevono telefonate anche non facendo nulla non accade nulla di controproducente, è così? Allora, diciamo che in questo momento non ci sono obblighi particolari, perché alla fine il 30 giugno cosa succederà? Quelli che si trovano, i clienti non vulnerabili, che si trovano ancora in maggior tutela, verranno automaticamente trasferiti al cosiddetto servizio di tutele graduali e a quel punto saranno affidati all'operatore che è stato selezionato in base a delle aste che si sono svolte nei mesi scorsi, per cui avranno un operatore definito e l'authority a breve comunicherà anche il nome di questo operatore all'interno della bolletta. Per tutti gli altri sostanzialmente non cambia granché, cioè l'unica avvertenza, come dicevamo, è la possibilità di rientrare nella maggior tutela, ma è chiaro che bisogna fare molta, molta attenzione, bisogna insomma valutare attentamente questa possibilità. Per i vulnerabili invece sostanzialmente dopo il 30 giugno continua ancora comunque questo regime di prezzi regolati, a un certo punto passeranno nel cosiddetto servizio di vulnerabilità, ma anche in quel caso si tratterà comunque di prezzi calmierati, ma ancora insomma per il servizio di vulnerabilità c'è da attendere un pochino. Per chi volesse fare questo passaggio, a chi va inviata la richiesta? Come si fa? Allora, per chi vuole rientrare in maggior tutela, la richiesta va inoltrata all'esercente la maggior tutela nel comune di riferimento. L'autorità di settore, l'ARERA, che citavamo prima, ha messo a disposizione sul proprio sito www.arera.it un motore di ricerca attraverso cui è possibile capire qual è l'operatore al quale inviare questa richiesta per chiedere entro il 30 giugno, lo ripetiamo, di rientrare in maggior tutela. L'autorità dal canto suo che cosa ha fatto? Ha detto a tutti gli operatori, attenzione, tutte le richieste, anche quelle che arriveranno a ridosso della scadenza, vanno comunque considerate. Quindi questo diritto può essere esercitato fino all'ultimo giorno utile. Il consumatore sul mercato libero vulnerabile, dopo il 1 luglio, potrà rientrare nel servizio di tutela vulnerabilità?
Allora, il servizio di vulnerabilità è un servizio che arriverà in un secondo momento. Dopo il 30 giugno, per il vulnerabile non cambia nulla. L'unica cosa che il vulnerabile può fare, ma questo possiamo farlo tutti noi se non siamo ancora transitati, è passare al mercato libero. Se invece i vulnerabili si trovano nel mercato libero, quindi se un cliente vulnerabile è nel mercato libero, come tutti gli altri, può chiedere il rientro in maggior tutela, come i non vulnerabili. Grazie Celestina Dominelli per queste precisazioni sicuramente molto utili a tante persone che ci stanno seguendo in questo momento. Grazie, grazie per essere Grazie a stata con voi, noi. buon proseguimento. Grazie.